Dunque, il lato oscuro del cuore è un titolo che ci evocativo, indubbiamente, che ci porta a parlare di due cose contemporaneamente, in parallelo. Da una parte il romanzo che Beatrice ha gentilmente presentato, e dall'altra parte però il problema in sé, cioè il lato oscuro del cuore, che fa parte di noi, della personalità di ognuno di noi, della nostra vita. Allora cercherò di mettere insieme queste due cose senza possibilmente fare confusione. Parto dal romanzo. La vicenda, la protagonista, anche i protagonisti sono, i personaggi principali sono più di uno, ma c'è una protagonista, almeno nelle intenzioni, che è una giovane donna che si chiama Clara, che si è appena laureata in psicologia e è in attesa di un lavoro che non arriva. L'ambientazione del racconto è più o meno ai nostri giorni, forse appena qualche anno fa. Di un lavoro che non arriva, fa temporaneamente la cassiera nel bar del fratello, lì incontra tante persone, buone e cattive, eccetera. Mentre aspetta il lavoro che non arriva, lei sta preparando un dottorato, e questo dottorato consiste in una ricerca, in quel momento assolutamente affascinante, che è quello del passaggio della medicina dallo studio del corpo allo studio della mente. È come se i medici, dopo aver cominciato a capire abbastanza bene come funzionano gli organi di un corpo fisico, si fossero poi, per un ulteriore avanzamento, chinati cercando di scrutare come funziona la mente, quella cosa immateriale della quale siamo fatti e che motiva i comportamenti di ognuno di noi. Come magari qualcuno sa, ma lo accenno brevemente, molti sapranno, questi studi cominciarono praticamente... Intanto si è sempre saputo che la mente è una cosa complicata e contraddittoria. Noi dai tempi dei Greci e dei Romani sappiamo che loro dicevano la mente ci porta or di qua or di là, all'interno della mente è possibile la convivenza di stati d'animo opposti, per cui uno può contemporaneamente amare e odiare non tante persone, amare e odiare la stessa persona, a seconda dei momenti, delle occasioni, dei comportamenti, della tolleranza, dello stato d'animo, eccetera, eccetera. Del resto sono cose che conosciamo. Ma la novità è che alla fine dell'Ottocento questa intuizione antica diventa sistematica, cioè si studia. Si cerca di organizzare in maniera scientifica questo studio. Che vuol dire organizzare in maniera scientifica? Vuol dire trovare delle regole per le quali lo studio della mente può portare alla scoperta di norme valevoli universalmente e ripetibili, che è quello che sono i requisiti di una scoperta scientifica, che possa essere ripetuta e verificata continuamente. Naturalmente per la mente questo è un'utopia, però si comincia a... E da dove si comincia? E questo è molto importante. Si comincia dallo studio delle isteriche. Si dicevano isteriche quelle donne le quali, per ragioni misteriose che non si conoscevano, d'improvviso avevano degli attacchi simili a quelli della follia. Addirittura arrivavano alla perdita dei sensi.
svenimenti oppure contorcimenti, il grande arco isterico tipico, ci sono delle illustrazioni in cui il corpo, tale la tensione dei nervi che si inarca poggiando sulla nuca e sui talloni. Una cosa, appunto, le isteriche, tenete conto che istera vuol dire utero in greco, e le isteriche erano considerate delle persone affette da momentanea follia. Non si sapeva più di questo. Si sapeva che l'isteria colpiva soprattutto le donne. E anche se c'erano dei casi di uomini isterici, ma erano nettissima minoranza. Allora, dallo studio delle isteriche, però, venne tratta, si trasse. Non so, la sto facendo troppo lunga? No, perché alle volte uno si appassiona alla cosa e annoia. Si trasse. Grazie. Trattiamoci con familiarità. Dunque, dicevo, dallo studio delle isteriche si trasse un principio, cioè si vide che una donna, perché in genere, ripeto, erano donne, sotto l'effetto di una crisi isterica riusciva, intanto era governabile, era come averla ipnotizzata, e poi era portata a dire cose che in uno stato di normalità non ricordava. Questo fu il primo indizio. Poi si andò avanti, queste cose sulle isteriche le faceva un medico stregone che si chiamava Jean-Martin Charcot, a Parigi, all'ospedale della Salpêtrière. Corsi affollatissimi, era diventata una specie di teatro, ci sono delle illustrazioni e delle foto che lo mostrano. Lui con i suoi assistenti stava lì con una disgraziata svenuta tra le mani e assistevano a queste cose non soltanto gli studenti di medicina, ma il pubblico. Andavano le signore col pennacchio, dei signori con la redingote, il cilindro, e era diventato teatro che si disse che alcune di queste isteriche erano finte, erano delle attrici che recitavano la parte delle... Insomma, è una storia affascinantissima. A uno di questi corsi assistette per un intero semestre un giovane medico viennese che si chiamava Sigmund Freud, che poi, tornato a Vienna, continuò insieme ad altri colleghi questi esperimenti e arrivò là dove Charcot non era arrivato, cioè alla scoperta che c'è una parte di noi sconosciuta a noi stessi, della quale non abbiamo il controllo e che, rimossa che sia, governa e determina i nostri comportamenti e le nostre nevrosi. Questa fu la scoperta prima di Freud. Allora, la nostra Clara, che è la protagonista del romanzo, sta studiando questo passaggio, che è un passaggio fondamentale nella storia della medicina generalmente intesa. Tenete conto, tra l'altro, che mettere a nudo la mente di una persona non è molto diverso dal metterne a nudo il corpo. Per cui succedeva molto, e succede molto spesso, è previsto anzi che succeda, che nel rapporto tra medico e paziente, un medico in genere maschio all'inizio e una paziente in genere femmina, si creasse quello che in clinica si chiama il transfert, cioè che la paziente si innamorasse, sentisse un trasporto sensuale nei confronti del medico e viceversa, il medico nei confronti della paziente. Insomma, intanto bisogna tener conto anche di un'altra cosa, che quello che era all'inizio la pratica ipnotica, cioè io ti addormento e poi tu in stato di ipnosi mi dici cose che da sveglia non sapresti dirmi,
viene sostituita da quella che Freud e Breuer, che era un medico collegato, chiamano la terapia della parola, cioè parla, ma che dico? Quello che vuoi, ma da dove comincio? Da dove vuoi? Parla, parla liberamente. Anzi, parla tanto liberamente da cadere in una specie di autotrance per cui tu ti perdi nelle tue memorie e questo perdersi facilita l'associazione libera di memorie che non sapevi di avere e che invece vengono fuori. Proust, si potrebbe anche pensare alla ricerca del tempo perduto di Proust, come autoipnosi che lui fa su se stesso. Ecco, questa è la fase che la nostra Clara sta studiando e sta cercando di capire tante cose che adesso non dico per non allungare troppo e che nel libro invece ci sono. L'altro polo del quale dobbiamo tenere conto, che fa l'altro polo del racconto principale, perché ci sono vari snodi, è invece una giovane donna di famiglia e di provenienza più umile di quella di Clara, che si chiama Wanda, la quale ha una situazione personale e familiare molto infelice, un'adolescenza, una prima giovinezza sbagliata, un matrimonio accettato così per convenienza, per indifferenza, con un uomo verso il quale non sente alcun trasporto, che del resto è un uomo mediocre e poi alla fine si capirà addirittura pericoloso, e che da questa condizione di sposa malcontenta di sé si trova quasi inavvertitamente a scoprire di essere diventata una prostituta. Quasi inavvertitamente, perché lei tradisce suo marito. Adesso non voglio dire troppo per non rovinare l'eventuale lettore la sorpresa, ma lei a un certo punto, insomma, si mette, e questo coso da una parte è violenza che lei ha subito, ma dall'altra parte, come ha giustamente messo in risalto Recalcati, che ha recensito con generosa positività questo libro, è anche un rapporto di complicità che lei ha con questo suo predatore. Ecco, per cui succede, per una serie di circostanze che salto, che Clara, dallo studio dei libri, della letteratura psicanalitica dei primi tempi, si trovi a doversi occupare di questa Wanda. E allora c'è il trauma che incombe su chiunque di noi sia passato da una attività di studio teorica fatta sottolineando dei testi a dover ascoltare, giudicare e cercare di rimediare alla condizione di una persona in carne e ossa. E lì Clara, Wanda parla e Clara si misura se stessa contro questa, il racconto drammatico che questa Wanda le fa. Ecco, e allora le due polarità del libro si sviluppano attraverso questi incontri che succedono da una certa parte del racconto in poi, verso la fine, di queste due donne che una parla, l'altra ascolta e ognuna reagisce come chi vorrà potrà vedere. Non voglio dire di più, anche perché c'è di mezzo un omicidio, nel senso che il marito di questa Wanda è stato ucciso e noi non sappiamo perché. All'inizio, come in ogni racconto a suspense, la cosa si viene svelando a mano. Ecco, questo è l'impianto del libro. Vi devo dire la verità, visto che siamo qui a Torino Spiritualità, la cosa che mi ha appassionato scrivendo questa storia
che è in piccola parte vera. Lo voglio dire, tanto sono passati 35 anni. Quando facevo all'inizio di Repubblica il cronista da strada, praticamente, dovetti incontrare una prostituta la quale era stata al centro di un caso di cronaca piuttosto grande, clamoroso, la quale prostituta, finito il colloquio professionale per il giornale, diremmo oggi a microfoni spenti, volle completare il racconto, non so perché, rivelandomi certi particolari della sua vita, della sua esperienza. Forse sentiva semplicemente il bisogno di confidarsi con qualcuno che l'aveva trattata con ogni riguardo, poverina, al centro del caso di cui si era trovata. E mi disse, quel racconto in parte, in piccola parte, è travasato, per cui queste confidenze di Wanda sono in piccola parte anche un portato della realtà. Dicevo, prima di questa piccola parentesi, che siccome ci troviamo a Torino Spiritualità, è forse il caso di approfondire un po' quello che è il rapporto di noi con il nostro inconscio. Dice Freud che ognuno di noi patisce dei traumi dalla vita, delle ferite, e che per ottundere, per lenire la sofferenza che queste ferite ci provocano, le caccia dentro di sé, le dimentica, le rimuove, è la parola tecnica, le caccia dentro e le dimentica, crede di poterle dimenticare. In realtà non le dimentica. Quel rimorso è lì, sepolto, dentro di noi, e, come dicevo all'inizio, ci procura dei dolori di cui spesso dei traumi, delle nevrosi, dei comportamenti che ci sorprendono e di cui non sappiamo spiegarci la ragione. E la ragione è quella. Allora, la psicoanalisi è quella terapia che dovrebbe riportare in superficie queste cose, questi traumi, e rendendoli intellegibili, non più nascosti, guarirli. C'è un caso che si può fare, che io riporto nel libro, che non è di Freud, ma di un medico francese che si chiamava Pierre Janet, psichiatra, laureato anche in filosofia. È uno dei primi casi nella storia della medicina in cui l'inconscio viene fuori. Questo Janet avevano portato a questo Janet una giovane donna, la quale di tanto in tanto aveva degli accessi di pazzia che sembrava furiosa, tanto che i parenti, i genitori pensavano di farla chiudere in manicomio. Janet sospetta che la cosa non sia di origine di una patologia vera del cervello, sia piuttosto un male, potremmo dire, della mente o dell'anima, secondo i punti di vista. Allora la ipnotizza e, attraverso alcune sedute ipnotiche, riesce a farle rivelare, rigurgitare, potremmo dire, l'origine del suo male, che era questo: che quando lei aveva avuto la prima mestruazione aveva provato verso se stessa un tale ribrezzo, nessuno l'aveva spiegato niente, povera figlia, un tale ribrezzo alla vista del sangue, che si era gettata dentro una tinozza d'acqua gelata, era una figlia di contadini, dentro una tinozza d'acqua gelata, arrestando il flusso, ma nello stesso tempo buscandosi una severa polmonite che l'aveva fatta quasi andare all'altro mondo. Era guarita dalla polmonite, le regole non le erano più tornate per qualche anno,
Dopodiché erano ritornate, ormai era diventata una donna, una ventenne, diciamo, dopodiché erano tornate, ma con un tale ricordo traumatico di quel primo disgusto, che ogni volta erano accompagnate da un accesso di pazzia che sembrava furiosa. Janet le sostituisce quel ricordo traumatico con un ricordo obbediente alle leggi della natura, rendendola dunque consapevole che quello che le era accaduto succede dai tempi dei tempi a tutte le femmine dei mammiferi, e guarendola. Ecco, questo è uno dei primi casi di terapia. Per contro, si racconta anche nel libro un altro caso, ci sono parecchi racconti di casi clinici, ma questo di un'altra giovane donna. Sono sempre le donne che sono sempre le giovani donne le prime pazienti, questa è una cosa della quale tener conto. Un'altra giovane donna, il cui nome al secolo, insomma, all'anagrafe, è Bertha Pappenheim, che è un famoso caso, un famoso fallimento di Freud, che Freud non riesce a capire. Questa era stata aggredita da giovinetta, diciottenne, era stata aggredita da un amico di famiglia, anziano di fatto e soprattutto anziano agli occhi di una diciottenne, che l'aveva aggredita, brancata, insomma, quelle robe lì. E le aveva provocato un tale disgusto, fastidio, ripulsione, da renderla malata, per cui afonia, accessi nervosi. Beh, Freud ascolta il racconto, smozzicato, in parte consapevole, in parte no, e non capisce niente del trauma di questa donna. È talmente prigioniero il genio di Freud, stiamo parlando di un genio, è talmente prigioniero della cultura del suo tempo, fortemente maschilista, fortemente nemica delle donne e della loro psicologia, è il caso di dire, che fa tutta una diagnosi pazzesca, il padre che non c'entrava niente, Freud c'aveva sempre la cosa dell'Edipo, le figlie femmine si identificano col padre, vorrebbero cacciare la madre, giacere col padre, insomma è una fetta di psicanalisi oggi meno seguita, diciamo, ferma restando la scoperta geniale dell'inconscio. E non capisce niente e non riesce a risolvere questo caso. Talmente non riesce a risolverlo che il caso di Berta viene messo in cifra Anna O. Anna O, per non rivelare il nome di questa paziente. E, però adesso basta, perché sennò vi racconto tutto il libro, poi non lo leggete più. Invece posso dire che nel romanzo ci sono anche delle figure maschili, le quali una più positiva, che è il compagno di Clara, e alcune fortemente negative, alcune pessime, e poi ci sono altre donne, eccetera. La domanda che mi fermo qua, perché sennò veramente a me appassiona molto, come forse si sarà capito, questo tema, però mi fermo qua perché vorrei dire invece un'altra cosa. Prima Beatrice, presentando in quelle poche parole, ha detto ritorno all'Einaudi. In realtà io è un ritorno, non è un primo approdo all'Einaudi, perché il primo libro che feci tanti anni fa lo feci per l'appunto con l'Einaudi, ed era un libro sulla storia del Gran Guignol,
che ancora oggi l'Einaudi ha in catalogo, sono passati 40 anni, non so, e credo che addirittura che di tanto in tanto lo ristampi. È perché è l'unico che c'è in italiano su questo importante fenomeno teatrale della fine dell'Ottocento. Il Gran Guignol, come sapete, era il teatro dello spavento e cominciò nel 96 per l'esattezza e durò fino alla Prima Guerra Mondiale, visto che siamo nel 14 e l'anno prossimo il 15. Durò fino alla Prima Guerra Mondiale perché poi gli orrori di quella guerra tale furono che gli orrori del palcoscenico con l'emoglobina numero 2 che simulava il sangue e i pazzi finti con gli occhi tutti dipinti di nero che simulavano la follia vera trasportata anche dalla guerra erano diventati anticaglia. Difatti dopo la guerra, dopo il 18, quel teatro praticamente chiuso i battenti. Quello, dicevo, fu il primo libro che feci per Einaudi, poi ho preso un'altra strada, ho scritto dei saggi, quei racconti delle città, per esempio, e poi alcuni colloqui con valenti teologi per cercare di capire. Io non sono cattolico e non sono religioso, ma non credo in Dio, ma questa è una parentesi, in un Dio, pur sentendomi religioso. Ho scritto questi dialoghi con alcuni teologi perché volevo cercare di capire bene di che si trattava. E ho visto che era... Poi però, arrivata a questa età, ormai avanzatissima, ho sentito il bisogno di raccontare delle storie, di ricominciare a raccontare delle storie. E siccome Ernesto Franco, il capo della Einaudi, generosamente mi ha invitato a tornare sotto l'ala dello struzzo, sono stato molto contento di poterlo fare e di uscire con questo romanzo in una collana prestigiosissima, una delle migliori collane di narrativa europee, non esito a dire, che è quella dei Supercoralli. E quindi questo è un ritorno e speriamo che di poter fare degli altri. Io vi dico la verità, mi fermerei qua, però mi piacerebbe, dato che abbiamo un'altra ventina di minuti, se si potessero cambiare le luci della sala e mettere una mezza sala e abbassare un po' queste. Bene, comincio a vedere qualcosa. Prima mi sembrava di stare in una caverna. Mi piacerebbe, dicevo, che qualcuno magari, spinto da curiosità o da... Insomma, se parlassimo un po' tra di noi. Lo facciamo o no? Voi siete torinesi, quindi mi dicono di temperamento chiuso, riservato, schivo, lontano dall'esibizione pubblica. Però, dato che siamo così, tra pochi intimi, diciamo, forse lo possiamo fare. È vero? Ho visto un cenno di assenso da parte sua. Sì? No? No. Bene. Ecco, grazie di aver rotto il ghiaccio. Mi rifaccio a Recalcati, che so che tra l'altro domani è qua. E fate bene, perché Recalcati è bravissimo. È uno lucido e grande affabulatore. Recalcati, intanto il lato oscuro è l'inconscio. È quello che noi non controlliamo. Però l'inconscio è un mascalzone non soltanto perché non si fa vedere e agisce da sotto, ma anche perché stimola, accende sentimenti contraddittori. Il lato oscuro è quello non solo indecifrabile, ma ambiguo. Per cui dico meglio quello che ho accennato prima di passaggio. Questa Wanda,
che è sicuramente una vittima, quando a un certo punto si trova nella condizione di potersi rivalere sull'uomo che le ha rovinato la vita, è divisa tra due sentimenti, perché lei è vittima, ma come tutte le vittime, e questa è una cosa che non dico io, sta scritta sui libri, come tutte le vittime, ha sviluppato nei confronti del suo persecutore un sentimento ambiguo, bicipite, di cui, sapete, si parla della sindrome di Stoccolma, cioè il prigioniero sviluppa nei confronti del suo carceriere sentimenti complicatissimi, che sono di soggezione, paura, desiderio di vendetta, e a suo modo amore. È una cosa, guardate che se uno, io non sono uno psicologo, ma se uno, ho letto parecchio per scrivere questo libro, se uno si mette ad approfondisce questo argomento, si spaventa un po'. E d'altra parte questo lato oscuro che la signora mi ha richiamato gentilmente è così importante che se noi ne teniamo conto, ci riusciamo a capire, non a giustificare, ma a capire perché succedono tante cose apparentemente inspiegabili. Ma come? Come? Come è potuto accadere che? Ecco, è potuto accadere perché la nostra mente è mossa da... D'altra parte, guardate, proprio giorni fa, non sfiora il lato oscuro, ma investe anche un altro aspetto. Il presidente Obama ha una influenza e la borsa cede 2 punti. Che c'entra? Il denaro non dovrebbe essere una cosa che risponde soltanto ai freddi calcoli della ragione e dell'interesse. Quello c'ha l'influenza e la borsa cede. Il denaro in realtà è mosso dalla psicologia, oltre che alle volte più che dall'interesse, comunque insieme all'interesse anche dalla psicologia. Insomma, siamo, gentile amica, siamo creature molto complicate, il che alle volte sembra affascinante, altre volte desta qualche preoccupazione. Benissimo, lei poteva fare il tenore, sì. Senta, carissimo dottor Augias, è uscito tre mesi fa un libro molto interessante, che è L'epoca delle passioni tristi. Non so se... grazie. 2 mesi fa è uscito un libro interessante, 3 mesi fa, L'epoca delle passioni tristi. Se lo vado a vedere, se ha tempo, perché è molto interessante, perché è scritto da due psicoterapeuti, di cui uno è anche filosofo e l'altro psichiatra. Sono due francesi, in realtà uno è argentino e l'altro è francese. E tratta, riprende tutto il discorso che lei ha fatto, però in questo momento storico-politico. Le faccio una breve sintesi, perché è interessante, quando lei prima diceva che è molto complessa la psiche umana, ma noi siamo il prodotto, io non sono psicologo, sia chiaro, ma quasi, un facsimile. Cioè? Sono un sociologo. Ah beh, allora, categoria perniciosissima. Assolutamente, specie per chi ha la barba bianca, perché lo riporta subito anche di Trento, tra le altre cose. Si immagini. Pensi lei, precedenti inquietanti. Assolutamente inquietanti. Per cui le dicevo, no, noi abbiamo una parte di noi che è ereditaria, ma è una parte che sarà il 20-30% caratteriale, il resto è il prodotto dell'ambiente che ci circonda. Questo sono modelli culturali, sono modelli di riferimento, sono i riferimenti che noi acquisiamo, e quindi questi due psicologi, psicoterapeuti meglio, dicono che stanno arrivando a loro delle persone che hanno dei problemi di natura psicologica, ma in realtà la psicologia non c'entra niente, perché in un momento di crisi economica, di crisi di valori, di riferimenti, tutto si trasforma in una crisi psicologica. Ma in realtà non è così, perché la psicologia è il portato dell'ambiente, dell'economia, delle soddisfazioni, dei modelli culturali e dei simboli che noi abbiamo e che ci fanno, no?
vedere che ci insinuano continuamente attraverso i modelli vincenti. Ecco perché quindi la crisi economica trascina con sé tutto un mondo, e quindi la psicoanalisi interviene dove invece dovrebbe intervenire non la psicoanalisi, ma il problema economico, sociologico e, mi lasci dire, politico. Grazie. Beh, insomma, ha fatto, la ringrazio, è un intervento che condivido benissimo. Dunque, ha sollevato due o tre problemi enormi, che non, certo non meriterebbero ognuno una serata. DNA contro ambiente, da che cosa siamo fatti? Dal patrimonio che i nostri genitori e nonni e bisnonni ci hanno trasmesso, combinandosi attraverso le generazioni, o dall'ambiente nel quale siamo cresciuti, dalle amicizie e dagli amori della giovinezza e poi della maturità e dal lavoro che facciamo. Lei sa bene, anzi meglio di me, che rispondere A o rispondere B solleva problemi enormi, perché rispondere A si cade, cioè dal DNA, diciamo, per brevità, si cade nel determinismo e addirittura, dicono alcuni, si cade nel razzismo. Rispondere solo B, cioè l'ambiente, le amicizie, gli amori, eccetera, significa sottovalutare tutto quello che è un patrimonio che ci portiamo dentro e che non può essere ignorato. Insomma, già questo da solo è un problema che non ha soluzione. Lei dice, in un'epoca in cui sono cadute le ideologie, ne vediamo tutti i giorni le conseguenze, la religione non sta tanto bene, l'economia non ne parliamo, questi signori sono ammalati dei tempi che stanno vivendo. Se posso riportare questo largo, vasto discorso che lei ha fatto, con tutte le conseguenze che pone, a quel racconto che io ho scritto, esattamente questa situazione si rispecchia nel personaggio di Wanda, ed è quello che rende per Clara, la psicologa, così difficile riuscire a capirla e a intervenire in un modo che le sia utile. È esattamente questo. Io, evidentemente abbiamo letto, lei molto più di me, ma abbiamo letto gli stessi libri o comunque ascoltato le stesse voci. Nel piccolo di un racconto, questa cosa che lei ha sollevato, lì c'è. Sì, parli forte. Signora, vuole il microfono? Aspetti, non lo sento. Delle ragazze di Roma? Quelle che si prostituivano? Sì, sì, ho capito, le quindicenni, che poi lei sa, grazie, lei sa che la cosa si è, altro che due, è stato arrestato un fotografo qualche giorno fa che ha centinaia di file dentro il suo computer di ragazzine appena adolescenti che si facevano fotografare e filmare nelle pose, diciamo, più sconvenienti, in cambio di una vaga e menzognera promessa di uno sbocco televisivo cinematografico. E qui possiamo unire questo a quello. Forte, forte. Il nostro sociologo ha detto crollo delle ideologie e dei principi religiosi, ma ecco, mi toglie le parole di bocca, crollo dei valori, cioè non crollo dei valori, sostituzione dei valori nei quali un uomo della mia età, e credo la maggior parte di voi, sono stato allevato. Il ritegno, la discrezione, prima viene quello, poi viene quell'altro, sono stati sostituiti da altri valori, con prepotenza, che sono i valori dell'affermazione di sé, più che dell'affermazione, ancora più dell'affermazione, della messa in
in vista dell'esibizione di sé quasi a qualunque costo e del soddisfacimento immediato dei bisogni, o di ciò che è una volta era e che oggi è diventato bisogno. Guardi, salto queste disgraziate che andavano facendo questo e quello per 300 euro o al massimo 500, di cui devono dare una parte al loro sfruttatore, erano delle ragazzine che poi con quei soldi si andavano a comprare, che ne so, il telefonino, le scarpe, la borsa, quelle robe lì, e dicevano: beh, ma il corpo è mio, me lo gestisco io, travolgendo quello che era uno dei motti cardine del femminismo degli anni 70 in una parodia oscena. Il corpo è mio e lo butto via. Va bene. Salto da questo a un'altra cosa più delicata e di diverso livello, sia chiaro. Io ho sostenuto in questi giorni una piccola polemica, una discussione su Repubblica a proposito di due coppie sposate. In una è sterile lei, in una è sterile lui. Allora, con un mediatore, un medico, si sono scambiati lo sperma dell'uomo fecondo con quello dell'uomo infecondo e l'ovocita della donna feconda con quello della donna sterile. Hanno incrociato gameti e ovocita, per cui da due coppie sterili incrociandosi sono diventate due coppie fertili e possono avere un figlio che sarà figlio dell'uovo di una donna col gamete dell'uomo dell'altra coppia e viceversa. Allora, la discussione qual è stata? Si può desiderare di avere un figlio al punto da ricorrere ad una fecondazione così stravagante, secondo gli standard secolari? C'è chi dice di sì, c'è chi dice di no, dicendo: attenzione, si mettono al mondo dei ragazzini ai quali, arrivati a una certa età, bisognerà pur dire come sono venuti al mondo, e forse non sono contenti di sapere che quel signore che tutte le sere mangia la cena con lui non è suo padre, perché il suo padre genetico è un signore sconosciuto. E sono problemi enormi, al fondo dei quali però, per tornare al nostro sociologo, si pone una domanda: il desiderio di avere un figlio può arrivare legittimamente, come la legge ormai consente, perché la legge 40, quella che proibiva l'eterologa, era un'infamia ideologica di vetero religiosità stantia, ma adesso, ragionandone con lucidità e in termini laici, si può desiderare di avere un figlio al punto da arrivare a questi stratagemmi? Guardate, io la risposta non ce l'ho, perché poi ogni caso è un caso a sé. C'è il capriccio della donna fatua, faccio per dire, che si dà: no, voglio un figlio, e ci può essere un desiderio profondo di volere un bambino per amarlo con tutte le proprie forze, di sentirsi completa solo alla presenza del frutto del proprio grembo, comunque arrivato in quel grembo. Sono cose sulle quali io ho scritto, sono cose delle quali si può parlare in termini generali, di principio, ma nelle quali non mi sento di andare a mettere becco sul caso particolare, perché si va su situazioni insondabili. Veramente anche qua interviene il lato oscuro. Quindi sono problemi, vedete come quando si parla di queste cose si va su dei terreni dove quasi nessuno, neanche
neanche lo, forse qualche psicologo espertissimo, è molto umano, perché prima ho detto il rapporto scientifico. La psicanalisi non sarà mai una scienza, perché ogni rapporto tra terapeuta e paziente è diverso dall'altro. Dipende da com'è il terapeuta, com'è il paziente, com'è l'incastro tra i due, lo stato d'animo. Quello non è una macchina, quello è uno che ha i guai suoi. Riesce, mentre ascolta il paziente, a dimenticarsi che sua moglie forse in quel momento è andata dal lattaio e sa, chissà che, riesce a cacciare i suoi pensieri per stare dentro i pensieri del suo paziente? Alle volte sì, alle volte no, chissà. E quindi per questo la psicanalisi non è una, è una terapia che alle volte riesce e alle volte non riesce. Alzi una mano. Eccola, ah, lo sapevo che avrebbe parlato. No, volevo sapere da lei la diversità che c'era fra Jung e Mar. E? Jung e? Freud. 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 Ecco, Marx. No, 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 Marx. Andiamo, no, no, su, no. Freud. Su tutto un altro terreno. Sì, sì, no, no. Possiamo parlare di Marx, eh? Sì, un'altra volta. Guardi, la diversità... Freud, adesso per ridurre una cosa complessa a semplice, del resto io non sono uno specialista e quindi posso ragionare solo in termini di semplicità, divulgativa, Freud aveva centrato tutto sul complesso di Edipo, che ho detto prima, non lo sto a ripetere, sull'invidia del pene, cioè le donne invidiano gli uomini perché hanno il pene che loro non hanno, per cui molte donne, diceva Freud, si sentono castrate, per cui anche l'assenza del pene le priva di quello che si chiama il superego, che è la norma alla quale bisogna obbedire. Donde, diceva sempre, io sto riferendo grossolanamente il pensiero di Freud, donde il fatto che le donne sono più suscettibili degli uomini di violare le leggi, i comportamenti, di abbandonarsi a dei comportamenti irregolari, imprevedibili. E comunque relegava tutto il nostro comportamento dentro la sfera conscia o inconscia di ognuno di noi. Questo era, ogni uomo, ogni essere umano è un universo chiuso in sé che risponde a quello che ha dentro di lui, lo sappia o non lo sappia. Jung, giustamente, dal mio punto di vista e poi di tanti altri, Jung dice no, attenzione, questo non basta, perché noi siamo anche figli di una vicenda generale, umana, siamo figli delle grandi mitologie, siamo figli di quello che ha generato le grandi religioni, le grandi credenze dell'umanità, che non riguardano ognuno di noi, riguardano tutti noi. E aveva ragione, perché come si fa a ignorare, facciamo il caso di un essere umano europeo medio, che dunque si è formato sulla mitologia, 90 su 100 si è formato sulla mitologia di una religione cristiana, con tutti i suoi miti, le sue costruzioni terrene, celesti, eccetera, e per un altro 10%, quest'uomo o 8%, quest'uomo medio europeo si è formato sulla mitologia dell'ebraismo, che è il progenitore del cristianesimo, ma che ha una sua sfera di miti a parte, che il cristianesimo in parte condivide, in parte no, e per cui come si fa a ignorare che vede per esempio quella signora prima ci ha tirato dentro le due poveracce, le due bambine, una delle due, tra l'altro ho dimenticato di dire,
la madre sapeva come si guadagnava quei soldi. Chi ti ha dato quel vestitino? Questa non faceva, non lavorava. Come mai hai le scarpe nuove? Una madre lo dovrebbe dire a una figlia quindicenne. E lei non glielo diceva, anzi prendeva un po' di soldi, è stata condannata. Dicevo, quelle due ragazzine, una volta il freno ai comportamenti lo dava sì la famiglia, ma lo dava anche quel grande freno ai comportamenti umani che è la mitologia religiosa. Attento, perché se non ti comporti bene, non in questa vita, ma nell'altra, sarai punito per l'eternità, brucerai tra le fiamme dell'inferno. Questo che oggi, insomma, non so bene quanti ci credano, ma comunque sicuramente non è più un freno sufficiente a frenare chi che sia. Non certo, non quelle due poverette o le centinaia di ragazze che vanno a farsi fotografare con le gambe per aria da un mascalzone che dice poi ti faccio fare una parte in televisione. Questo, il crollo di questi miti è un disastro, tanto più quando non vengono sostituiti da altre cose e tanto più quando la famiglia, che è la cellula prima della vita sociale, molto spesso non risponde più. Quello lavora, quell'altra, la madre, c'ha da fare e poi deve andare di qua e di là. E questi ragazzini, insomma, adesso è inutile che vada avanti perché sappiamo tutti di che sto parlando. Ecco, Jung, adesso io ho fatto un esempio corrente, ma Jung è quello che sottrae l'analisi della psiche alla sfera stretta dell'individuo e la allarga alla società e ancestrale nella quale ognuno di noi, volente o nolente, è inserito. Abbiamo tempo per un'ultima piccola chiacchierata. C'è un signore, una signora lì. Due signori, due, lo sapevo. Prego, vada forte. Allora, mi scusi, mi hanno dato il microfono, è da un po' che cerco di fare una domanda. Menavo il camperlaia perché il microfono le arrivasse. Grazie. Lei prima ha detto una frase che mi ha fatto riflettere. Io sono una persona religiosa. Ecco, e in questo contesto, quindi oggi, cosa vuol dire per lei essere una persona religiosa al di là delle religioni? Sono una persona religiosa nel senso, intanto sono consapevole di essere mortale e anzi non lontano dall'ultima meta ormai, capelli bianchi, la natura, e quindi sento la mortalità come un dato che mi accomuna a tutti. Nessuno di noi tra 100 anni sarà vivo, quindi questa è una cosa alla quale arrivati a una certa età si pensa, anche davanti a comportamenti sgradevoli, aggressivi e insultanti. Uno ci pensa. E pensando a questo si pensa anche invece a quanto abbiamo di empito fraterno con il mondo che abitiamo, la terra che abitiamo, la campagna che attraversiamo, le carni delle quali ci nutriamo e delle quali non dovremmo nutrirci, o il meno possibile, o in caso di bisogno. Questo afflato fraterno, fatto in nome della comune sorte umana e del mondo che viviamo, se voi ci pensate, sta anche in Gesù. Gesù lo dice, ama gli altri come te stesso. Questa è la religiosità, la quale però prescinde dal fatto di credere che ci sia un Dio lassù, chissà da qualche parte, il quale dice non si muove foglia che Dio non voglia, che poi c'è un giorno è sceso sotto forma di colomba e ha fecondato una donna terrestre. Queste sono cose non necessarie per sentire un sentimento fortemente religioso. Non so se...
Che facciamo? Vogliamo continuare a parlare un po' tra noi? C'è una domanda lì. Aspetti un attimo. Io volevo tornare un attimo sulla psicanalisi. Lei ha detto prima che appunto i primi studi, i primi esperimenti risalgono all'Ottocento e sono stati effettuati da fine Ottocento da dottori uomini su pazienti donne, che le donne guarivano anche grazie a questo rapporto particolare che si crea col dottore. Però ci sono stati degli esperimenti su pazienti uomini da parte di dottori uomini, e come hanno reagito, a che esito hanno portato? Sì, certo, ci sono stati anche dei pazienti uomini, degli isterici uomini, ma sono una tale minoranza che, le dico la verità, non l'ho trovata, anche non l'ho approfondita troppo, perché 9 su 10 erano donne e 7 su 9 erano donne che avevano dei disturbi o insoddisfazioni sessuali. La psicanalisi, anche per questo poi il povero Freud si centra tutto sulla sessualità, mette la sessualità al centro del suo mondo terapeutico, diciamo. Perché oggi parliamo delle due ragazzine che fanno della sessualità un gettone da buttare via col primo che arriva in cambio di 300 euro. Ma nella fine dell'Ottocento la sessualità era un argomento sconvolgente. Ma fino alla Seconda Guerra Mondiale la sessualità era un argomento sconvolgente. Lei non lo sa perché è giovane, ma fino agli anni 40, fino al 40 dopo la guerra, fino al boom del 50, la sessualità era una cosa della quale... Guardi, notavo l'altro giorno con un amico, noi oggi parliamo del fatto che un arcivescovo viene arrestato perché si faceva i ragazzini, va bene? Io ricordo negli anni 50-60, nella redazione di un giornale, bisbigliare dell'arresto di un monsignore perché pare che sai, forse, ma nessuno aveva il coraggio di dire... che si faceva i ragazzini, che era poi... Se ne alludeva in maniera sfumata sul giornale. Tale il tabù della sessualità, non soltanto della sessualità deviata, come in quel caso, ma anche della sessualità naturale. Oggi, scusate se scivolo un po' grevemente, ma io la prima volta che qualche anno fa ho sentito dire con disinvoltura da una ragazza, non te la do, un signore come dei miei anni, ho sobbalzato. Questa è una gergalità che quando io ero giovane era impensabile che una donna, non dico dicesse, ma forse neanche pensasse, non te la do. E invece, quindi... Quando alla fine dell'Ottocento cominciano questi esperimenti sulle isteriche, pensi lei che fino alla metà dell'Ottocento l'utero era un organo così misterioso che si pensava che vagasse per il corpo, che non avesse una sua collocazione precisa, là. No, girava. Ma... E a me la storia della medicina, vi dico la verità, affascina enormemente. Se si legge qualche testo di storia della medicina si viene a scoprire che fino alla metà dell'Ottocento la medicina era stregoneria. La medicina era salassi, purghe, salassi, poco più di questo, qualche erba, qualche medicamento. Quando il povero Mozart, divago, ma insomma per dire quando si arriva, quando il povero Mozart, affetto da febbre renale, infezione renale forte aggravata da una broncopolmonite, negli ultimi giorni di vita, al 39enne, gli cavano 3 litri di sangue, cioè lo ammazzano praticamente. Lo ammazzano. Questo lo dico perché la medicina,
quando comincia a studiare questi fenomeni della mente, parte da una condizione di arretratezza spaventosa ai nostri occhi, spaventosa, donde tutta quella, anche i possibili errori di rotta che Freud ha potuto commettere. La storia della medicina io la trovo, e della psichiatria, vorrei continuare ad occuparmene in un prossimo lavoro. Facciamo l'ultima domanda così. Non sento. Non lo so, non vedo niente. Su un argomento che è molto di moda oggi, dal punto di vista psicologico. Cosa spinge una persona a diventare terrorista, a farsi esplodere per uccidere se stesso e tanta altra gente? Amico mio, che cosa? No, l'argomento è tragico e ha ragione questo signore a dire attuale. Beh, il fanatismo del terrorista è stato analizzato più volte, ci sono fior di libri su questo. In estrema sintesi si può dire che c'è da una parte una fede illimitata nella causa per la quale si combatte. Fede illimitata e alimentata anche, perché prima dicevamo se ti comporti male brucerai tra le fiamme dell'inferno. Se ti comporti bene, godrai delle gioie paradisiache per tutta l'eternità. Tradotto nel linguaggio più grossolano, se tu muori per la causa, avrai a disposizione 99 vergini, che è una cosa spaventosa. Però mi rendo conto che in una società sessuofobica e molto repressa, quali sono in genere società arabe, molte società arabe, può essere una promessa da far perdere la testa. Questo è il primo elemento. L'altro elemento è un odio senza confini verso tutto quello che l'altra civiltà, cioè noi, rappresenta. Non voglio andare più in là di così, ma insomma sono due spinte che poi si uniscono, una di aspettative estreme, una di odio altrettanto estremo, e giustificano e spiegano quella roba lì. Grazie.